Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a collezionare figuracce, soprattutto anche mettendo in evidenza storie inventate. In un comizio che si è tenuto lo scorso weekend, ha fatto riferimento a un presunto attentato terroristico in Svezia venerdì scorso, un attacco che però non è mai avvenuto. Gli svedesi, dopo aver ascoltato con ilarità, si sono mossi a livello di ambasciata svedese, che a Washington ha fatto sapere di aver chiesto ufficialmente spiegazioni al Dipartimento di Stato. Nonostante la brutta figura, Trump si è difeso dicendo di fare riferimento a una storia trasmessa da Fox News, la sua rete televisiva preferita, preferisce soltanto quella, gli altri la odia, riguardante gli immigrati e la Svezia. Intanto è attesa di capire il nuovo bando visa sui musulmani e la stretta sugli immigrati con espulsioni accelerate. Mimmo Sena, Speciale News. Due morti ed un ferito, e questo il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio sulla statale 16 nel tratto tra San Severo e Foggia. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due macchine che si sono scontrate frontalmente. Il traffico è rimasto bloccato nel tratto di strada interessato dall'incidente in entrambe le direzioni per diverse ore. Si cerca di capire come sia potuto verificarsi ancora un incidente su quella tratta particolare, particolarmente pericolosa, specialmente nel corso della settimana quando viaggiano i tir ed anche nel weekend con un traffico intenso. Secondo notizie giunte dagli ospedali riuniti di Foggia, pare che la persona ferita non sia in grave pericolo di vita. Mimmo Sena, Speciale News. Si è svolta sabato scorso presso l'Istituto Tecnico Economico Alighieri di Cerignola la presentazione del nuovo laboratorio televisivo web, interessati le classi terza e quinta dell'indirizzo grafica e comunicazione. Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Metta e del vicepresidente provinciale Cosmai. Il primo cittadino fantino nell'intervista al nostro telegiornale è tornato sulla vicenda della zona a traffico limitato, difendendo il provvedimento discusso in consiglio comunale una settimana fa e sottolineando i pro e i contro emersi in sede. Cusmai, vicepresidente provinciale, sempre nell'intervista al nostro telegiornale, sottolinea che c'è l'esigenza di rivedere il piano province che, per quanto riguarda il territorio, non può essere soggetto a tagli indiscriminati per scuole e città. Mimmo Sena, Speciale News dall'Istituto Tecnico Economico Alighieri, Cerignola, Foggia. Ottava giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza regionale pugliese, il derby tra Vieste ed Audace Cerignola si conclude con il successo della formazione di Francesco Barina, l'Audace ovviamente, con il punteggio di 4-0. Partita viva sin dai primi minuti, la svolta al 41esimo del primo tempo con la doppia ammonizione a Milella delle Vieste che lascia i padroni di casa in 10 uomini. Poi nella ripresa arriva il gol al quarto minuto. Marinaro per lo Iodice, molto bene a pescare diritto che con un esterno al volo porta in vantaggio i gialloblu. Vieste non ci sta e cerca di creare qualche problema. Poi al 27esimo arriva il primo gol di Polidori con la maglia gialloblu, ottimamente servito dallo Iodice su azione di corner dalla destra. Il tris al 31esimo minuto con la Dogano, ottimamente servito da diritto, azione personale con una diagonale inprendibile. Nel finale ancora Polidori che sfrutta bene la testa di diritto per il definitivo 4-0. Adesso per l'Audace Cerignola mantiene il punto di distacco nei confronti del Bitonto, visto che l'Altamura, che fino a qualche ora prima era secondo in classifica, è stato sconfitto. Mimmo Sena, Speciale News. Distacchi immutati per Roma e Napoli dopo la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A e la lotta scudetto rimane apertissima. I giallorossi di Luciano Spalletti all'Olimpico battono il Torino con il punteggio di 4-1 con le firme di Dzeko, Sala, Paredes e Nainggolan nel gol della bandiera granata con Lopez. Il Napoli risponde con il 3-1 in trasferta contro il Chievo grazie alle firme di Insigne, Hamsik e Zielinski, gol della bandiera scaligera di Meggiorini. La notizia della giornata arriva da Pescara con l'arrivo di Zeman, gli abruzzesi battono 5-0 il Genoa.
I Grifoni esonerano Lazic ed arriva Andrea Mandorlini. Colpo grosso del Sassuolo che batte in trasferta l'Udinese per 2-1 e rilancia le quotazioni in salvezza, così come anche per la Sampdoria contro il Cagliari per 1-1. Per quanto riguarda invece la lotta Europa, importanti successi per le milanesi: Inter di Misura a Bologna 1-0 e Milan sulla Fiorentina per 2-1. Poco tempo per riposare, poiché tra martedì e mercoledì ci sarà la seconda tranche delle gare degli ottavi di finale della Champions League. Mimmo Siena, Speciale News.